Alessandro Trolese presenta il calendario 2012, protagoniste le ragazze che frequentano questo locale. Questo calendario è in esclusiva per i suoi clienti. Noi andiamo a conoscere le protagoniste, andiamo a sentire le loro sensazioni, andiamo a scoprire com'è stato farsi fotografare nell'ambientazione splendida che è stata la Sardegna. Seguiteci! Quale splendide protagoniste di questo calendario. Allora io ho qui Francesca, sbaglio? No, giusto Francesca. Francesca, tu che mese hai interpretato? Sono la barman dell'Acqua Cheta, Francesca, mese di gennaio. Invece qui chi abbiamo? Federica, è il mese di ottobre. Il mese di ottobre, tu? Mi chiamo Bianca, faccio la DJ e sono in mezzo d'aprile. Senti, com'è stato farsi fotografare da Leo? È stato bravo? È stato bravissimo, ci siamo divertiti, abbiamo preso il sole, bella giornata. La Sardegna com'è stata? Come posto? La Sardegna è bella, ma noi l'abbiamo fatta in un altro posto. Dove eravate? Ci siamo divise in una villa molto bella, però alcune erano in Sardegna e altre dalle nostre parti, diciamo. Senti, aprile è stato facile da interpretare? No, per noi per niente no. Era difficile, la DJ è difficile da interpretare, sì. Grazie, complimenti, complimenti, grazie. Grazie a te. Con il mese di dicembre, agosto e febbraio. Allora, innanzitutto il vostro nome, come ti chiami? Sara. Natasha. Come ti chiami? Marzia. Marzia. Allora, com'è stato lavorare per questo progetto? Ma io dico che è stato bellissimo perché siamo stati in Sardegna, abbiamo girato delle spiagge meravigliose come Istintino, come l'isola della Senara. Eravamo a contatto con gli asini bianchi, gli asini albini. Quindi uno scenario bellissimo, il fotografo è bravissimo, la truccatrice che tra l'altro è una modella, mia collega, anche lei è stata bravissima nel trucco. Quindi è stato tutto un'emozione, una cosa unica perché tra paesaggio e modelle. Però mancavi tu, perché io? È vero? Quando ci sarà anche lei, allora il prossimo fotografo. Glielo dico io, mi ascolto. Cavolo, se non lo fa lei il calendario che lo fa? Grazie, complimenti, complimenti. Allora, io sono qui con lo staff che ha curato il calendario dell'Acqua Cheta, sono con Gio che si è occupato del trucco, Leo che è il mitico fotografo di questo calendario, devo dire che
ci è riuscito benissimo perché ha esaltato veramente bene le ragazze, Stefano Bini che è l'art director e la Denise. Allora Stefano, spiegami un po' di questo calendario. Ma insomma, non è che abbiamo inventato l'acqua calda facendo un calendario, però voleva essere un calendario di gratificazione verso coloro che lavorano qua dentro l'acqua calda. Quindi abbiamo cercato di mettere in rilievo prima di tutto le attività della discoteca, quindi sono un po' rappresentate tutte le attività, e poi proprio le persone stesse che lavorano qua dentro, dal bar al guardaroba, alla cubiste, DJ eccetera. L'abbiamo fatto in location molto bella perché l'abbiamo fatto in Sardegna, insomma poi ci siamo divertiti, lui ha fatto le foto, lei ha fatto il trucco, nonostante siamo, come si vede, due modelli, Denise ha curato lo stylist, e quindi è stata una bella avventura. Benissimo, complimenti allora a tutti, un gran bel lavoro, grazie. Alexandra e Giulia che hanno interpretato Maggio e Giugno, ciao! Allora, com'è stato lavorare a questo calendario? È stato bellissimo, ci siamo divertiti tantissimo. Senti Giulia, com'è stato il fotografo? È stato bravo con voi? Bravissimo, bravissimo, ci ha lasciato proprio a nostro agio, è stato veramente un bel lavoro. Il tempo era bello, c'era sole, c'era caldo? Ho capito. Il tempo era bello, c'era sole, c'era caldo? Sì, 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 bellissimo, il tempo ha aiutato tanto. Grazie, complimenti. Grazie. Allora, ditemi il tuo nome, come ti chiami? Larissa. Larissa, eh? Lala. Allora, luglio e settembre, com'è stato interpretare luglio? Guarda, la estate, cioè, guarda, caldissimo, diciamo. Sì, sì. E settembre, com'è stato interpretare settembre? Come? Com'è stato interpretare settembre? Bellissimo. Vi siete divertiti? Tantissimo, guarda, sicuramente, l'anno prossimo si rifai magari. Grazie.